La raccolta alimentare quest'anno si rinnova per il quarto anno consecutivo, diciamo che siamo partiti durante la pandemia e abbiamo continuato perché abbiamo appunto visto la necessità di proseguire con queste raccolte che sono quattro all'anno che vanno per così dire a sostenere ulteriormente le raccolte alimentari, gli alimenti che già le associazioni che aderiscono a questa rete, le parrocchie magari ricevono anche come donazioni esterne. Con questa campagna di oggi vogliamo appunto sollecitare la cittadinanza e sensibilizzare la cittadinanza rassicurandoli che quando andranno in un supermercato sabato 9 marzo vedranno il manifesto che appunto andiamo a presentare questa mattina, sono sicuri che quello che loro acquisteranno e doneranno andrà sicuramente a buon fine e quindi io faccio appello alla cittadinanza di aiutarci e di collaborare per aiutare chi ha bisogno. Questa è la prima raccolta dopo l'appello che abbiamo fatto alla cittadinanza perché riscontriamo questa povertà alimentare, quindi la gente che ci chiede. E allora noi come Caritas sosteniamo un po' questo lavoro di rete, lo facciamo perché riteniamo che questo sia un modo per educare le persone ad essere dentro una realtà con i loro bisogni e anche per tirarli fuori poi dalla povertà, perché il segreto è questo, se noi lavoriamo insieme, interveniamo nel momento del bisogno, sosteniamo con i colloqui, il centro d'ascolto, le famiglie, riusciremo anche a capire quali sono i nodi dell'economia familiare che possono essere sciolti per dare e liberare dalla povertà. Allora sono piccoli passi, pedagogia che ha bisogno di un grande sforzo, quello che ciascuno di noi all'uscita dalla propria spesa possa contribuire a fare la spesa anche per chi non ha nulla. Sì, è un problema non solo naturalmente della città di Pavia, ma noi dobbiamo pensare giustamente alla nostra città, quindi una giornata importante per dare un aiuto a tutte queste persone che hanno dei problemi. Stiamo lavorando e stiamo collaborando con il Comune e con tutte le associazioni, sperando anche che per quanto riguarda questa giornata ci sia una grande raccolta. C'è veramente bisogno di andare incontro a tutte queste persone e di conseguenza noi ci siamo e ci saremo sempre per cercare di alleviare quelle che sono queste problematiche che sono purtroppo in aumento, così come abbiamo detto precedentemente.